leggi obiettivo che speriamo, ecco, in qualche modo vengano terminate. La ringrazio. Grazie a lei, collega Gallinella. Adesso passiamo all'interpellanza numero 2-1090 del deputato Chiarelli, concernente intendimenti del governo per risolvere situazioni di sperequazione fiscale nei confronti dei genitori vedovi, sia in ordine all'accumulabilità dei redditi, sia in ordine al sistema delle detrazioni. Chiedo al deputato Gianfranco Giovanni Chiarelli se intende illustrare la sua interpellanza. 15 minuti. Sì, prego. Sì, Presidente, il sottoscritto con questa interpellanza cerca di focalizzare due problematiche. La prima è quella della detrazione per carichi di famiglia, la seconda è quella per il cumulo dei redditi. In particolare chiediamo se le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscano possiedano un reddito complessivo non superiore ad euro 2.840,51. L'importo del reddito, come sopra indicato, è stato fissato nel lontano 1986 dal governo Craxi ed è rimasto immutato sino ad ora, ossia per 29 anni, nonostante l'innegabile aumento del costo della vita all'introduzione dell'euro. Per effetto quindi di quanto statuito nell'articolo 12 del testo unico sulle imposte dei redditi, quando uno dei due genitori muore, la pensione di reversibilità va anche ai figli pro quota. Ma se l'importo del dato pensionistico spettante a ciascuno dei figli supera, come detto, euro 2.840 all'anno, gli orfani perdono anche il diritto di restare a carico dell'altro genitore. Il genitore superstite si trova vedovo, senza i figli a carico ed impedito dal poter detrarre le spese mediche, sportive, universitarie e quant'altro, e ciò per una norma vecchia di circa 30 anni non adeguata all'attuale potere di acquisto della moneta. La situazione che deriva dal decesso di un genitore è dunque fortemente dannosa per il nucleo familiare superstite che, oltre a dover affrontare il grave lutto, per la legge italiana cessa di essere considerata ancora famiglia. Vi è dunque palese sperequazione tra la situazione familiare ove vi siano viventi entrambi i genitori e quella in cui vi sia un solo genitore superstite. Nel primo caso i redditi dei due genitori non vengono a accumularsi, i figli sono portati a carico, i genitori godono delle detrazioni e possono dedurre le spese che il loro mantenimento comporta. Diversamente, il genitore vedovo, pur percependo una frazione ridotta di pensione di reversibilità, si vede privato delle stesse agevolazioni previste nel primo caso esaminato allorquando dovrebbe essere maggiormente tutelato dallo Stato. Il genitore superstite, inoltre, per effetto della legge Dini numero 335 del 95, è costretto a subire l'ulteriore ingiustizia di veder cumulati ai fini IRPEF il reddito derivante dalla propria attività lavorativa con quello relativo alla frazione di pensione di reversibilità goduta e ciò con un aggravamento della sua posizione fiscale nei confronti dello Stato. Mentre infatti erano in vita entrambi i genitori, ciascuno di essi era tenuto al versamento dell'IRPEF in proporzione al proprio reddito prodotto. In caso di decesso di un genitore, invece, il superstite si vede applicare il cumulo fra la pensione di reversibilità e il reddito derivante dalla propria attività lavorativa, con un aggravio di imposte, secondo l'interpellante, incostituzionale, che porta quest'ultimo a versare l'IRPEF sulla base di un artificioso aumento dello scaglione. Le pensioni indirette o di reversibilità sono previdenza e quindi salario differito e contributi versati di chi non c'è più e non previdenza intesa come assistenzialismo e meritano quindi un trattamento adeguato alla situazione, posto che l'attuale coacervo di leggi, spesso contraddittorie, determina, all'avviso dell'interpellante, profili di costituzionalità fiscale, violazione dell'articolo 53 della Costituzione e di ineguaglianza, violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Si dà il caso di una povera vedova di appena 40 anni che si trova con due figli piccoli, con un marito giovane morto, per cui si trova a dover affrontare situazioni di questo genere e quindi avere le problematiche sia per quanto riguarda le detrazioni per i carichi di famiglie che quella che per quanto riguarda il cumulo dei redditi. Ecco perché con questa interpellanza
Si chiede se in che modo, ma soprattutto in che tempi, intendano risolvere concretamente la situazione di forza e sperequazione fiscale a cui sono soggetti i genitori superstiti, sia in ordine al cumulo dei redditi, che fa scattare aumenti dello scaglione IRPEF, sia in ordine al sistema della detrazione, con riferimento al limite massimo di reddito per godere di esse. Se intendono quindi seriamente prendere in considerazione l'innalzamento del limite massimo di reddito per i genitori vedovi affinché possano godere delle detrazioni per i propri figli e assumere iniziative per prevedere per gli stessi genitori vedovi la separata tassazione del reddito pensionistico e di quello derivante dalla propria attività lavorativa. Grazie. Grazie collega Chiarelli. Adesso il sottosegretario di Stato Giuseppe Castiglione ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie Presidente. Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto, l'onorevole interpellante sottopone all'attenzione del Governo la problematica concerne le regole di determinazione del reddito complessivo, nonché il sistema delle detrazioni per carichi di famiglia nella particolare situazione di decesso di un genitore e sussistenza di una pensione di irreversibilità imputata pro quota all'altro coniuge genitore superstite e dei figli. In particolare l'onorevole interpellante evidenzia che nell'ipotesi in cui l'importo del ratio pensionistico attribuito al figlio superi il limite di euro 2840,51 annuali, si verifica la perdita delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico sulle imposte sui redditi in capo al genitore superstite. La perdita della detrazione per carichi di famiglia comporta conseguentemente l'impossibilità per il genitore superstite di poter fruire delle detrazioni per spese mediche, sportive, sanitarie, universitarie sostenute in favore del figlio, non più a carico. Tale situazione genera una disparità di trattamento rispetto alla situazione familiare in cui siano viventi entrambi i genitori, disuguaglianza determinata anche dall'incremento dell'IRPEF che il genitore superstite subisce per effetto del cumulo del proprio reddito con la quota di pensione di irreversibilità a lui attribuita. Pertanto l'onorevole chiede iniziative per risolvere concretamente tale situazione di iniquità in cui i genitori superstiti, proponendo l'innalzamento del limite di massimo di reddito fissato in 2840,51 annuali per essere considerati soggetti fiscalmente a carico e la separata tassazione del reddito pensionistico di irreversibilità rispetto a quello proprio derivante all'attività lavorativa del coniuge superstite. A riguardo si rappresenta quanto segue. Preliminarmente deve rilevarsi che l'attuale limite 2840, previsto dall'articolo 12,2 del testo unico sulle imposte sul reddito, per essere considerato fiscalmente a carico è stato stabilito dall'articolo 1 del DPCM 18 maggio 1995. Eventuali innalzamenti